Questo è il post che aveva messo Kanye West nel suo feed di Instagram. Cos'è successo? Billie Eilish è stata accusata sui social media di dissare Travis Scott per un video in particolare che ora vi vado a ripescare, in cui in pratica Billie aiuta intanto un fan che è nella folla e ferma il concerto e dice: "Fermi tutti, ci tengo ad aiutare le persone che mi seguono, no? Ci tengo ad aiutare i miei fan ad assicurarmi che tutti stiano bene." E questa frase, mi aspetto che le persone stiano bene prima di poter continuare, è stato visto come una frecciatina verso Travis Scott, perché Travis Scott all'Astroworld Festival ha fatto assolutamente un casino. Ci sono stati 10 morti, se non ricordo male andando a memoria, fra cui un bambino veramente piccolo, e in generale tantissimi feriti, tipo 300 feriti, ne avevamo parlato in delle live più o meno quando era successo. La situazione è stata veramente tragica. Al di là di questo discorso su Travis Scott, questa frase di Billie è stata etichettata come un dissing rivolto a Travis Scott, e Kanye ha subito preso le posizioni di Travis Scott dicendo: "Dai Billy, ti amiamo, ti vogliamo bene, per favore chiedi scusa a Travis e alle famiglie delle persone che sono morte e che hanno perso la vita appunto in quell'incidente che Travis non voleva succedesse. Ora, per prima che tu, Billie Eilish, possa fare una performance, voglio che ti scusi con Travis Scott." Quindi in pratica Kanye ha iniziato questo suo piccolo grande delirio, chiamiamolo così, con questa frase nei confronti di Billie Eilish. Non solo, ma infatti, appunto, saprete che Kanye è da sempre collaboratore con Kid Cudi, un grosso collaboratore con Kid Cudi, fra l'altro. Hanno fatto addirittura un album assieme, Kids See Ghost, che assolutamente è diventato famosissimo, un anthem, un simbolo, senza dubbio. Sono famosi loro come coppia, erano perlomeno famosi, però Kanye ha deciso di postare un'altra specie di dissing, praticamente, in cui in pratica dice che, diciamo, fa un disclaimer, dice che in Donda 2, quello che uscirà appunto il suo nuovo album, che è aspettato il 2 febbraio del 2022, quindi Donda 2, 2, 2, 2, 2, 2, appunto Kid Cudi non sarà in questo album perché è amico di voi sapete chi. E noi sappiamo chi, è praticamente certo che sia Pete Davidson, ossia praticamente il nuovo fidanzato di Kim Kardashian. E Kim Kardashian, per chi non lo sapesse, è l'ex moglie ormai di Kanye. E comunque, appunto, tutti i problemi di Kanye sono sorti soprattutto per via di Northwest, appunto sua figlia. Proprio perché Kanye dice di non volere appunto una persona, un personaggio come Davidson, quindi un comico di questo tipo, che fra l'altro è stato ritratto tipo in mutande, appunto Kanye ha messo una sua foto di lui in mutande con Machine Gun Kelly che gli versa tipo dei cereali in bocca, una roba simile, con scritto: "Non voglio che questa persona abbia contatti con mia figlia." In realtà ha già confermato di praticamente non voler aver niente a che fare con quella che è la figlia di Kanye. Kanye, any words for Kanye, man? Ma infatti la tutela di Northwest, fra l'altro, è un problema ormai già da un po'. I post di Kanye West con queste caption tutte in caps lock, tutte maiuscole, sono iniziati proprio perché la figlia di Kanye aveva postato delle cose praticamente contro di lui su TikTok. E a Kanye ovviamente questa cosa non è andata bene, e appunto ha detto di avere dei problemi nella tutela di sua figlia, e quindi ha fatto appello ai social. E anche qua bisogna capire quanto, bisogna cercare di capire per lo meno, secondo me è interessante, quanto questi svarioni di Ye siano effettivamente un simbolo di instabilità mentale, perché è evidente che una persona che reagisce così è perché è instabile mentalmente, e è come molti la vendono, nel senso, non è una cosa che dico io, fra l'altro, non è una cosa che mi sto inventando io, è una cosa che sul web leggete anche forse fin troppo spesso, e anzi a volte fin con troppa rabbia viene scritta questa cosa. Quanto invece Kanye West, quando fa questi post in caps lock, tutti maiuscoli così, attaccando le persone, quante volte in realtà lo fa per pubblicità? Quante volte lo fa per pubblicizzare un suo album? This is like a sprained brain, like having a sprained ankle. And if someone has a sprained ankle, you're not gonna push on him more. With us, once our brain gets to a point of spraining, people do everything to make it worse. Quindi anche qua bisogna un attimo valutare, secondo me, e è proprio uno dei temi che sono emersi soprattutto dopo il Super Bowl. Infatti il tema di stabilità mentale Kanye è in realtà sulla bocca di tutti da tantissimo tempo, però in particolare si è fatto vedere con l'ultimo post di Kanye West. Infatti se vedete i post "God please bring our family back together", è tutto per la sua famiglia. Però tra questi post di delirio per la sua famiglia ha anche messo dei post
super eccitato per il Super Bowl. Questa è la sua pubblicità per McDonald's. Questo è il suo cameo nella pubblicità di McDonald's. Leggete la caption. Parte già dicendo quanto è bello essere un artista libero. Io ho lottato per la mia famiglia. Quindi già in una cosa che si sa che è un'inserzione, si sa che è una roba pagata, anche qui mette di mezzo le cose della sua famiglia e mette di mezzo quella che è un po' la sua instabilità mentale. Non saprei neanch'io poi come analizzarlo, no? Infatti mi piacerebbe forse più analizzarlo con voi che dirvi io cosa ne penso, perché non ho poi un pensiero ben preciso, devo dirvi la verità. O effettivamente lui veramente è così e quindi è zero personaggio ed è talmente poco personaggio, talmente reale quello che fa vedere anche sui social, che anche nella collaborazione che fa con McDonald's non riesce ad astenersi dal menzionare la sua famiglia. Oppure l'alternativa, mi viene da pensare a me, è che sia quasi un po' tutto fatto apposta. Non lo so, il discorso andrebbe un attimo valutato, mi piacerebbe valutarlo con voi e soprattutto appunto sapere qual è la vostra opinione in merito a questa instabilità mentale di Kanye, che così viene definita. È sottile la linea che divide Kanye personaggio da Kanye persona, soprattutto sui social media, ed è interessante anche cercare di capire quanto questa linea appunto intanto sia sottile, ma poi da cosa sia influenzata. Credo che Kanye o si stia montando la testa oppure sta facendo questo marasma solo per like per Donda 2. Vero, ma forse sta facendo tutto questo casino anche perché spera di ottenere qualcosa in più dalla separazione con Kim, penso io. Sì, no, non è la prima volta che Kanye sbrocca, no, assolutamente, anzi, quasi circa ogni volta prima che esca un suo album, Kanye sbrocca. Ma Kanye è un pazzo sbroccato. Quell'altro, per quanto non un buon esempio, non credo possa fare danni. Esatto, infatti qua il discorso è proprio come Kanye voglia praticamente difendere sua figlia facendo più casino che se non facesse niente. E comunque Kanye lo dice con l'autotune. Hey, can I get a...